Ragazzi, se questo video raggiungerà i 6.000 pollicioni in su entro mezzanotte, settimana prossima tornerà Alessia sul canale, ma faremo insieme un chest opening leggendario. Io darò a lei le gemme e farà tutto lei, quindi a lei tutta la fortuna. Mi raccomando, ragazzi, facciamo vedere un bel po' di supporto sotto questo canale come state facendo negli ultimi giorni. Cominciamo con il video perché abbiamo da fare le ultime corone per aprire il baule del clan. Partiamo subito con il video, ragazzi, ma prima sigla! Beh, ragazzi, siamo qui sul mio profilo. 3700 coppe, non sto più scalando, sto sperimentando questo mazzo. Questo mazzo qui con il bocciatore, con i barbari. Non è male, ma non è nemmeno super, perché cambia un po' da partita a partita. Non ho messo i suoni di Clash Royale, quindi sono un coglione, ma non importa. Allora, ragazzi, partiamo subito con un bocciatore in difesa. Oh, va bene così. Bocciatore che respinge molto bene i barbari scelti. Quindi sono contento di usarlo. Ok, direi di mettere anche un bellissimo golem del ghiaccio. Andiamo con un domatore. Siamo abbastanza cattivi per poter fare un bel po' di danni. Vediamo con cosa si difendono con un boscaiolo. Bella mossa. Andiamo a zappare. Andiamo a zappare. Riusciamo a fargli un sacco di danni. Il problema adesso è fermare tutto. Bocciatore che, ragazzi, una delle migliori carte che Clash Royale abbia mai partorito, praticamente. Perché è fortissima. Ok, pensavo avesse usato la furia quando in realtà è la furia del boscaiolo stesso, chiaramente. Mi sta lanciando un sacco di roba. Riesco a prendere tutto? No, però riesco a fare così. So che spreco tanto elisir, però, ragazzi, riesco a fare fuori un bel po' della fornace e un bel po' della sua torre, dei suoi vita della torre, quindi devo farlo. Devo farlo, amici, mi dispiace, ma devo farlo. Allora, bocciatore da sinistra. Lui attacca da quella parte, sensata come cosa. Andiamo a fare così, bocciatore che si gira, quindi tanti saluti. Mi fa un po' di danno, è vero, mi va a zappare. Mi recupera anche un po', devo dire. Ha fatto un'ottima giocata. Ha fatto un'ottima giocata. A noi, ragazzi, interessa fare un po' di corone, perché dobbiamo andare a finire il baule del clan, che siamo praticamente agli sgoccioli. Quindi dobbiamo finire il baule del clan. Andiamo a zappare, ragazzi. Andiamo in vantaggio, 1-0 per Piazza. 1-0 per Piazza. Ok, ci sta. Vantaggio ci sta. I capelli che ho oggi, domani mi raso a zero. Faccio la raso a zero challenge, giuro. Mettiamo qui un golem del ghiaccio che mi aiuterà non poco a difendermi dal boscaiolo, che davvero è di una potenza inaudita. Ok, ci siamo. Il vantaggio lo abbiamo. Dobbiamo amministrarlo per un minuto, però. Oppure provare a fare la seconda torre. Cosa che penso di fare. Provo almeno. Perché così riesco ad avvicinarmi sempre di più alla. Dovrebbero mancare tipo due corone al baule del clan. O una. Cioè, ora anche gli altri faranno qualcosa, immagino. Quindi sto anche abbastanza tranquillo sotto quell'aspetto. Andiamo a picchiettare male. Ok. Barbari scelti anche per noi. Mettiamo qui un golem del ghiaccio. Mettiamo qui tutto quello che abbiamo. Sgherri. Mettiamo qui davvero tutto quello che abbiamo. Andiamo a zappare qui un po' a caso. Zap che non arriva, Zap che non arriva. 1-1 per lui, 1-1 per lui proprio sul momento cruciale della partita. Madonna, ragazzi, infuriati, che dolore, infuriati, ragazzi. Madonna, l'importante è aver fatto una corona, ma che partita, ragazzi miei. Non si vedeva da tanto una partita così, perché cazzo, è riuscito davvero a ribaltarmi all'ultimo. Andiamo a far così, andiamo a far così. Mi aspetto anche da lui dei barbari scelti. Metto questo doppio bocciatore che purtroppo dura un secondo, ma va bene così. Va bene così. Barbari scelti per noi. Barbari scelti per noi. Mi lancia tutto quello che ha lui. Qui è gara che arriva prima. Qui è gara che arriva prima. Penso che arriverà prima lui. Penso che arriverà prima lui. Tronco, tronco. È arrivato prima lui. Bellissima partita, ragazzi. Ha vinto lui. Bella partita. Una corona ce la siamo portata. E vediamo però se basta per fare il baule del clan. Una corona ce la siamo portata. Che partita! Baule del clan 10 su 10, ragazzi. Ok, forse qualcuno ne aveva già fatte altre, grazie a Dio. Quindi riusciamo ad aprirlo. Un po' di suspense, un po' di suspense. La partita non è stata male, non è stata bruttissima. È stata combattuta fino alla fine. L'importante era fare le corone. Non importa aver vinto o aver perso. Il mazzo gira abbastanza bene. Poi, chiaramente, varia da deck a deck, avversario. Come è ovvio che sia. Peccato perché, sinceramente, speravo in qualcosa di più. Andiamo ad aprire il baule del clan. 1600 di oro. 6 mini pecca, che non sono male. 45 barbari. 10 fireball. Non so quante rare e comuni debbano esserci. Però sono uscite 16 rare e 45 comuni. Ora andiamo con. Penso che le rare siano finite adesso. Dovrebbero uscirci le epiche.
e il rimanente delle comuni. Queste qui penso siano le rimanenti comuni, quindi se adesso dovessero uscirmi tutte le epiche ci sarebbe una remota possibilità. Non so, perché non sapendo fare bene i conti, non sapendo quante carte ci sono qua dentro, non lo so bene. 100 cannoni, quindi presumo che manchino solo le ultime epiche. E ragazzi, da quando hanno depotenziato, io dico depotenziato, questo baule del clan, la possibilità di trovare una leggendaria si è notevolmente ridotta. Ora ragazzi, vi chiedo nei commenti di scrivere anche voi se avete aperto il baule del clan e soprattutto che cos'è che avete trovato all'interno. Perché? Perché ragazzi, hanno diminuito di troppo le possibilità di trovare delle carte leggendarie all'interno di questo baule. È davvero, prima ragazzi si trovava una carta leggendaria praticamente sempre. Ora usiamo, cioè io ho aperto due bauli prima dell'aggiornamento e ho trovato due leggendarie. Il tutto è sul mio canale, quindi praticamente avete delle prove proprio di questo fatto. Adesso ragazzi, purtroppo abbiamo anche un bastino lavico, cioè addirittura. Solo che da quando l'hanno davvero tirato giù, cioè abbiamo proprio smesso di trovare cose interessanti. Almeno io, anche nel clan, due mongolfiere, tre streghe, cioè niente. Niente, le guardie, stregone elettrico, qua dice Mansur, non so se sia vero. Sembrerebbe di sì, perché sono a livello 1. Qualcuno è riuscito ad avere un po' di fortuna, ma noi mai. Quindi ragazzi, fatemi sapere comunque cosa ne pensate anche voi di questo baule, perché secondo me è un po' da rivedere. Facciamo una partita, vediamo se riusciamo a fare due corone e proviamo a portarci il baule della corona, che anche lì ci sono buonissime possibilità di trovare qualcosa di interessante almeno. Quindi cerchiamo e speriamo in bene. Andiamo con un golem del ghiaccio che esplodendo fa i suoi danni. Lancia un mago livello 9. Mamma mia i livelli. Mamma mia i livelli. Ok, si lancia lui una valchiria che ci sta. Subisce un po' di danni alla torre, perché ragazzi la valchiria è vero che fa danno, ma mai lasciare dei barbari scelti sguinzagliati così. Mai, consiglio di piazza, mai ragazzi. Partenza abbastanza buona, lancio degli sgherri da destra insieme al bocciatore. Potrebbero regalare emozioni. Questi sgherri potrebbero regalare emozioni. Qualche danno sotto torre lo tirano, non abbastanza, però abbiamo attualmente la partita abbastanza dalla nostra. Allora non ho niente per difendermi e questa cosa potrebbe crearci un sacco di problemi, perché quando non hai più niente per difenderti, cosa fai? Speri in Dio che lui ha le carte livello 9. Ha le rare livello 9, sono fortissime. Sono fortissime le rare livello 9. Davvero, differenza si sente. Come? Andiamo sotto torre con tutto quello che ho. Vado a zappare, andiamo a picchiettare molto bene la torre. Riusciamo più o meno a ristabilire la stessa situazione sia da destra che da sinistra. Il vantaggio c'è e lo stiamo amministrando bene. Mi interessa però riuscire a fare due corone sinceramente per il baule della corona. È quello che mi interessa principalmente. Quindi ora aspettiamo un attimino qualche sua mossa e poi vediamo cosa fare. Lanciamo uno spirito del ghiaccio giusto per far girare l'elisir. Lanciamo anche qui degli sgherri giusto per far girare l'elisir. Lui ci lancia un mago che con una bellissima fireball qua riusciamo a far fuori il mago e la torre. Problemi di connessione, non so perché. Ha dato un piccolo problemino di connessione, però in realtà poi si è risolto subito. Ah è vero, ok, ho solto il perché del problema di connessione. Solo che ormai la torre me l'ha fatta. Solo che il problema me l'ha fatto. Ho torrent aperto. E quando hai torrent aperto puoi avere anche la fibra, perché io ho la fibra, ma son dolori lo stesso. Allora riusciamo ad arrivargli sotto torre a fare la torre. 1 e 2, ok. 1 a 1, pareggio molto molto buono. 1 a 1, arriviamo anche sotto torre. Arriviamo anche sotto torre. Dobbiamo cercare di difendere qui ragazzi. Non dobbiamo cercare di fare i fenomeni. Dobbiamo cercare anche di difendere. Ok, mago che va giù così. Mettiamo un golem del ghiaccio qui per far girare assolutamente tutto, anche se non ha proprio girato tutto. Bocciatore che da destra arriva sotto torre e lì sono dolori, da lì sono davvero davvero dolori. Dovremmo riuscire teoricamente a fare anche la seconda corona senza grossi problemi. Tosse in live. Metto qui un bocciatore, metto tutto per difendermi, perché ragazzi la difesa davvero serve in questi casi. Riusciamo a fare le due corone e ci portiamo a casa anche il baule della corona. Quindi tutti coloro che hanno chiuso il video, cazzi vostri, perché non vi vedete il baule della corona, perché so che alcuni di voi chiudono il video prima e non si fa. Baule della corona, andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi ad aprirlo. Facci sognare. 500 di oro, 2 gemme, 4 mega sgherri,
4 goblin cerbottanieri, 34 cavalieri, neanche le epiche, 34 mortai. Buh, proprio bocciato questo baule della corona. Ma noi ragazzi siamo arrivati anche quest'oggi fino alla fine e vi voglio leggere nei commenti. Scrivetemi un giudizio sul baule del clan, così non scriviamo solo una parola. Se siete arrivati fino alla fine mi scrivete un giudizio su questo baule del clan e mi dite un po' che cosa ne pensate voi. Così tutti coloro che hanno scritto cosa pensano del baule del clan, io so che sono appunto arrivati nella zona finale del video. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, da piace a tutti, grazie mille di essere arrivati fino alla fine. Vi invito a seguirmi sui miei social, Instagram, Andrea Piazza Artino Basso, e Telegram, Piazza YT. Ci vediamo chiaramente domani alle ore 15. Da Piazza è tutto, un saluto e ciao!